Ciao ragazzi, sono Francesco e oggi voglio parlarvi degli squali in acqua dolce. Mamma mia, seguiteci! Come hanno appunto richiesto nel nuovissimo punto vendita Fish OK a Taranto, in questa meravigliosa città presso il negozio Gio Zampetti di Taranto, quali sono i pesci che si avvicinano un po' più a quelli che possono essere gli squali? Cioè, vorrei uno squalo nel mio acquario, angolo di natura, ricordiamoci. Chiaramente non stiamo parlando proprio dello squalo del famoso film o degli squali marini che sono veramente aggressivi. Io voglio parlarvi di quei pesci, tutti quei pesci che troviamo anche comunemente in tutti i negozi di acquariologia che hanno una forma simile a quella che è appunto vero e proprio squalo, quindi con questo corpo affusolato, longilineo, con una pinna dorsale esposta e steroflessa che ci dà l'idea nelle movenze, ci fa riportare alla mente quello che è lo squalo. Partiamo con una vera e propria carrellata di quelli che possono essere gli squali d'acqua dolce e da acquario che troviamo più comunemente o che si possono trovare in tutti i negozi Fish OK. Per esempio, il primissimo pesciolino che viene associato allo squalo è il Balanthokeilos. Questo pesce argentato ha una pinnetta dorsale anch'essa con una strisciolina obliqua nera che veramente ci dà l'idea di uno squalo vero e proprio. Oltre al Balanthokeilos, un'altra varietà che viene associata allo squalo è il Pangasius. Anche nelle loro movenze ricordano effettivamente il vero e proprio squalo dei mari. Altre varietà molto simili agli squali per la loro forma, in particolar modo affusolata, sono la famiglia dei labbeo, dall'labbeo bicolor al labbeo frenatus albino. Un'altra varietà ancora che vi posso segnalare è quella del Crossochelys, tutte le varie forme di Crossochelys, reticulatus, girinochelys, sono delle varietà che ricordano effettivamente gli squali. Altre varietà ancora che mi vengono in mente in questo momento sono per esempio il Myxocyprinus asiaticus. È un pesce bellissimo dal mio punto di vista ed è un pesce che ha una forma veramente particolare. Inoltre anche il Puntius Deninsoni, che io ritengo uno dei pesci più belli in assoluto, è un pesce che pur essendo pacifico ci dà l'idea di uno squalo. Ragazzi, è chiaro che questi pesci non li dobbiamo associare allo squalo pinna nera, allo squalo bianco che troviamo nel Pacifico, perché la loro indole non è aggressiva, come può essere invece per il vero e proprio squalo del mare. Con le dovute accortezze, molti di queste varietà, i cosiddetti squali o squaliformi, sono in realtà molto pacifiche. Ragazzi, niente, abbiamo fatto questo excursus simpatico su quelli che possono essere i pesci che possiamo voler vedere in giro per il nostro angolo di natura. Vi ringrazio come sempre, continuate a seguirci e alla prossima!